Boh, ma quanto è bello il gioco di carte dell'SW, dai, porca troia, aspetta. Tanto ti devo dire una cosa, anzi, dovevo fare una cosa, non mi ricordo cosa. No, dai, resta a testa, qui. Vai. Chip. Ma che chip? Dai, sbuccia una carta, sì. Allora sai cosa? Beccati sta cannonball, bam! Pezzo di merda. Beccati sta schivata. No, no. E poi guarda, a ruota. No. Beccati sta spear! Ah, come gioca Strike Helvig! Dai, mescola che si ridanno. Oh, belli di zio Strike, come state? Come è andata la prima parte di Day After? Secondo me bene, secondo me vi siete divertiti. Ma la seconda parte si concluderà con il main event più bello di sempre. Steve Valentino difenderà per la prima volta il suo Superior Talent Championship contro il miracolo di Firenze, Rafael. Quindi rimanete connessi perché System Day After 2 inizia ad... Ecco cosa dovevo fare! Ecco, coach! Ex campionessa Electro, ma buonasera, come state? Coach, toglimi una curiosità, sei per caso un po' stanco? No. Sicuro? Perché sì. Visto che confondi un po' gli arbitri con i lottatori, perché non vai un po' a riposarti, coach? Secondo me ne hai bisogno. No. No? Forse non ci siamo capiti, coach. Questo non è un suggerimento, questa è una sospensione. Vai a riposarti, bellino, vai, ne hai bisogno. Ma com'è possibile che ti fai trattare così da un ubriacone? Ma svegliati! Ullala! Incredibile, Jim! Jim! È tornato! Attenzione, attenzione! Guarda chi c'è! Il possessore del Colossal Contract! Colui che in qualsiasi momento può avere un match anche per il titolo Superior! Avete avuto paura, eh? Ma io ve l'ho già detto! Saprete esattamente quando incasserò, perché il tiranno del ring non vuole un campione qualunque, vuole un avversario degno della sua caratura. E quindi arriviamo a stasera, match per il titolo superiore, e io ho le idee già chiare. Immaginate questo scenario. Lo Stato Maggiore, il più grande campione di sempre, contro il migliore d'Italia. Il tiranno del ring contro un padre di famiglia, un devoto cristiano, un vero italiano, il signor Florio. Vittorio, lui. Hai visto questa roba? Ma che cazzo è questo? Il prossimo è un incontro 1-1. Amici e amanti del sistema SIW, io sono l'asso di cuori, l'incredibile Bob. E io sono il Vegan Warrior, zio Strike, il nuovo general manager della SIW, Strike Helvig. Ciao Bob, sono di nuovo con te a romperti le scatole, sei contento? Sono contentissimo. Non ti mollo un centimetro, Bob. Benissimo, e stasera partiamo subito a mille perché abbiamo Leo Kiro contro Picchio, un match che hai schedulato direttamente a GDG, che esatto. Ti ha chiesto Picchio. Esatto, partiamo a cannone. Picchio mi ha chiesto un match contro Leon dopo che Leon, dopo aver perso il triple threat contro Akira, Picchio ha aggredito Picchio nel backstage e Picchio giustamente vuole darti, non so, una lezione. Beh, qui andrebbe aperto un caso perché io ho parlato in questi giorni con Leon Kiro e Leon Kiro mi ha detto, e io ci credo fermamente e profondamente, che lui al five star fight, insomma quello lì col nome tanto lungo, quello Paolo Cellamare non è mai stato un granché con i nomi, comunque no. Nel five star, esatto, avrebbe voluto vincere per poi vincere il titolo, per poi andare e far conoscere la SIW in tutto il mondo, così che anche Picchio
ne poteva giovare, giovare della sua luce. Lo sappiamo, Leon Chiro fa tutto per noi. Esatto, un bellissimo gesto, Bob, ma a casa mia si dice con i se e con i ma si va poco lontani. Io credo fortemente in Leon Chiro perché è un atleta meraviglioso, fantastico, ma sono sicuro che ha ancora un po' di strada da fare e ha tanto da dimostrare qui in SW. Intanto entra Picchio. Ed eccolo qua, il maggiore esponente della lucia del wrestling italiano Picchio. E oltre. Amatissimo Picchio dal pubblico dell'SW, ormai è di famiglia, tutti lo amano. E come puoi non amare Picchio, Bob? Beh, io sinceramente non lo amo, Strike. Io capisco Leon quando dice che guarda subito Leon. Oh, attenzione, vedi, come fai a non amarlo? Cioè, te provi a percularlo e lui ti percula. Leon perde tempo con il pubblico perché se la tira un po'. Picchio è pronto, attenzione, Senton! Senton di Picchio che questa volta non si fa trovare impreparato. Un Picchio che ha sfruttato il sole di Roma, la mossa di Leon GDG su Akira per poi attaccarlo con uno splash e vincere l'incontro. Una vittoria repentina quella di Picchio a GDG, vedremo se sarà così anche stasera, uno contro uno. Ma intanto parte benissimo Picchio con questo Senton dalle corde e inizia subito il match. I due sono nel quadrato schieramento, conta due. Si parte a tutto fuoco, come si dice da queste parti, ragazzi. Eh sì, conta due il signor Fondi. Quelle manine, Picchio. Irish whip, no. No, ferma tutto Leon. Ferma potenza ancora di Leon. Non sfugge alla velocità di Picchio, però. Irish whip però ribaltato dall'altra parte di Leon. Un lancio fortissimo di Leon. Che non ci eravamo accorti, Bob, che c'è un turnbuckle esposto. E di Picchio sicuro ha picchiato non è la testa. Di sicuro non è stato Leon a toglierlo. Dici? No, di Dici? Sicuro. Ma come può averlo fatto Leon? Guarda, è lì che non si capacita. Io sono onesto, Bob, non l'ho visto perché stavo guardando. Guarda, io non mi fido, l'ingresso non è di stato Picchio. No, Andrea, non mi sono accorto niente. Questa cosa la voglio vedere poi. Leon sembra sincero, eh? Non è stato lui, dai. Leon sembra sincero, però eccoci. Allora, partiamo dal fatto che uno, due, si salva Picchio. Partiamo dal fatto che va bene, è giusto utilizzare ogni momento per vincere. Però un po' di respiro all'avversario quando succedono queste cose potremmo anche darlo. Vabbè, un po' di respiro glielo ha dato, no? Eh sì, un pochino, ma forse non abbastanza. Infatti lo colpisce nuovamente con una baseball slide direttamente da dentro a fuori ring. E va direttamente in collo a De Fresco. Chop, se non sbaglio. Su Picchio che la sente anche De Fresco per osmosi, credo. Eh sì. Violentissimo Leon in questo caso. Non pensi che magari la mancanza di Liz a bordo ring lo diciamo lo renda un pochino più quello che è realmente? Cos'è realmente? È una persona. Esatto, guarda. Ti ha sentito. Ti ha sentito. Detto fatto. E cos'è realmente Leon? È una persona che vuole il bene degli altri prima del suo. E a me sembra che voglia fare Picchio in tanti piccoli pezzi. Beh, senza stare a passare dal via. Vabbè, quello è normale. Dici te, se no andavamo a giocare, certo, a Ramino, eh? Andava a giocare a briscola, se no. Guarda ancora. Con le anche, addirittura sul collo. Continua a colpire il collo, che è la parte che Picchio ha colpito con sul turnbuckle. Poi parla in spagnolo, insiste. Non so cosa ha detto. Poliglotta. Sempre sul collo, Bob, sul collo. Picchio è in difficoltà. Secondo me non si aspettava una roba del genere. Beh, Strike, tu che hai calcato e che calchi ancora i ring, lo sappiamo, no? È bene cercare e concentrarsi su una parte del corpo dell'avversario, anche se qui. E mi sembra che Leon lo stia facendo molto bene. Tutti i colpi che vanno a, diciamo, indebolire collo, schiena alta. Questa potentissima spine buster con questa torsione veramente dà un impatto incredibile. Non so, Bob, scusa se te lo dico così, ma io questo system che riparte così carico dopo giorno del giudizio mi piace tantissimo. E allora lasciate un mi piace e se non siete iscritti iscrivetevi. Certo. Come possono aiutarci, Bob? Ci possono aiutare in tantissimi modi, condividendo il video, facendo un super abbonamento,
E guarda qui, una ma Cori Special. Ma qui non possono aiutare Picchio, però. No, Cori Special di Leon, pensa addirittura. Pensa te che mancanza di rispetto. Leon Chiro, che è un lottatore che vanta è lo stile americano. Grazie, Leon. Ha detto ma che questa era per me. Te, era per me cioè, questa. Questa è una mancanza di rispetto a Picchio, che è un luchador, che subisce una manovra di origine messicana da un atleta con stile statunitense. E infatti guarda, Picchio, Picchio gli va nel culo! Gli va nel culo e lo lancia via! Queste cose non si possono dire, si dicono tantissimo a casa mia! Però qui ancora Leon. Beh, Picchio. I chili di Leon la dicono lunga. No, stavo appunto dicendo che Picchio conosce la lucia, sa come ribaltare certe manovre, ma al momento, beh, il lavoro fatto sul collo del Lucia Pride da parte di Leon è pazzesco. Eh sì, ha funzionato, sta funzionando. Picchio dovrà veramente tirar fuori il quadruplo Kaioken per uscire da questa situazione. Ancora guarda Leon che carica Picchio sulla terza corda. Oh! Ancora sul collo. Devastanti sul collo. Leon veramente, anche lui, questo GDG lo ha ingalluzzito. No, attenzione, che cosa ha in mente? Che cosa ha in mente? Continua ancora a parlare spagnolo. Leon Chiro, poliglotta Leon, conosce ben 5 lingue. Picchio si tiene alla corda, si riesce a liberare, sì, di Leon. Attenzione, attenzione, l'ho già visto questo film. Oh! Addosso, Leon, addosso a Picchio. Anzi no, Picchio addosso a Leon, scusami. È stato un impatto abbastanza ignorante per entrambi. Picchio con la visibilità ridotta, il collo messo male, si è buttato quasi alla cieca cercando Leon e lo ha preso proprio per un soffio. Infatti, ma sembra Leon che è già in piedi, sia già in piedi, ma non basta per fermare Picchio, il suo orgoglio messicano alla meglio su Leon. Questa moonsault. Volta va a segno questo moonsault in springboard, Bob. Ma quanto è bello il wrestling, Bob. Wrestling è bellissimo. E quello di entrambi è bellissimo. Due stili a confronto. Ancora Picchio, guarda. Bulldog. E schienamento. Vediamo se Picchio riesce a chiudere. Due. Leon ha ancora energie. Ancora energie per il sole di Roma. Eh sì. Ancora energie per Leon. Beh, Picchio ha subito molto di più adesso, rispetto a Leon Chiro. Adesso Picchio chiama il pubblico come se chiedesse l'energia per la sfera che ti dama. Però guarda, Leon chiede, sembra chiedere quasi pietà. Allora, io chi chiede pietà non mi fido quasi mai. Luciania fa vuoto bene qui. Picchio a non fidarsi. Passa dietro. Schienamento. Schienamento. Uno, due. Si libera Leon, il sole di Roma. Solo due, ancora Picchio con un calcio del mulo. Leon ribalta la reach whip. Picchio però no. Questa volta non sbatte sul paletto. E Leon va lui sul turnbuckle esposto. E poi Luciani. Finalmente abbiamo visto Picchio accelerare in difficoltà, con tantissimi dolori, ma ha fatto una delle sue accelerate. Per Leon non c'è stato scampo. Ma qui perde tempo nello schienamento. Uno, due, e... solo due. Leon è ancora vivo. Il wrestling è proprio questione di secondi. Una volta che metti a segno un colpo, vai a coprire l'avversario. Corri, corri. Beh, Picchio non è riuscito a correre proprio per il lavoro che ha fatto. Leon Chiro sul suo collo. Intanto il GM si è alzato per andare a prendere un'altra birra. Guarda però, qui Picchio, magia! Magia, magia! Magia. Questo è lo schermo qui, ha chiuso Leon Uno. Nel 5 star! Oh, è due uscito questa volta, però. All'1 e mezzo! E ancora però qui! Un'altra spinebuster! DDT, devastante, devastante! Picchio non so come ha fatto, ma ha ribaltato una spinebuster trasformandola in una DDT! E ora sembra salire in quota! Vuole la vittoria, vuole la vittoria, vuole la vittoria. Lo splash. La chiama. Che gli ha portato la vittoria nella lotta di stili a GDG. Però Leon è già in piedi. Lo ributta giù. Bob, ci siamo. Splash, a vuoto però. A vuoto, Bob. A vuoto lo splash. E allora? Il sole di Roma. Il sole di Roma. A segno. Schienamento. Uno,
non ci posso vince. Credere! Il Leon sole Kino di Roma vince. Ha fatto arrivare Leon Chino al 3. Incredibile, Bob, consentimelo. Sai che da questa mossa nessuno si rialza, eh? È veramente una delle tecniche più letali che adesso abbiamo a system e dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. E quindi Leon Chino vince il match contro il Lucha Pride Picchio. E però continua, guarda. Stai attento, Leon, a tirare troppo il cavo. Stai attento. Io direi che sulla vittoria di Leon possiamo dire solo una cosa. The day after continua. The day after continua, Bob. Signore e signori, benvenuti a Prozis TV. Abbiamo con noi la nuova campionessa Hawaii, Swan. Vuoi diventare una bestia come me? Allora è necessario il duro lavoro e l'integrazione bestiale di Prozis. Con il codice sconto SW10 potrete avere il 10% di sconto su tutti i prodotti della linea Prozis. Va bene? Top, ottima, bravissima Swan. Grazie. Ma Swan, ce la fai a combattere al prossimo episodio? Certo che sì! Attenzione! Eccoci! Abbiamo visto a inizio puntata un Bruni che diceva di sostenere... Ah, Giulia Lucchesi! Diceva di sostenere Rafael Flores e ora c'è Giulia Lucchesi con un... Sentiamo che cosa ha da dire. Ah, sì, quelli parlando, che erano sulla sedia, no? Esatto, dei volantini sulle sedie. Questo volantino siamo io e Vittorio, sbagliati di grosso. E anzi, vogliamo sapere chi è stato tu in parte nome della regione con questo schifo. Chi è stato? Sappiate perfettamente che questo gesto non rimarrà impunito. Detto questo, vi lascio al match. E anzi, vorrei approfittare di questo momento per augurare da parte mia e di Vittorio tutti gli auguri per questo match al signor Vittorio, che noi supportiamo interamente nella sua lotta contro il pirata Steve. Ed eccolo qua. Eccolo, Rafael fa il suo ingresso al centro Invictus dopo gli auguri non tanto di cuore della signorina Lucchesi, che ci ha, diciamo, informati che il volantino che abbiamo trovato qui al centro Invictus non appartiene alla legione, quindi a quanto pare qualcuno li sta perculando, questo sembra. E intanto facciamoci sentire per il sangue latino Rafael, il migliore d'Italia! Il vincitore della Superior Rumble 2024, entrato con il numero 11, beh, lo hanno già definito il miracolo di Firenze, rimasto alla fine con Bon Giovanni, Vertigo e Thunder Kid, è riuscito a eliminarli uno dopo l'altro, vincendo la possibilità appunto di sfidare Steve Valentino stasera a The Day After. E ti ricordo, Bob, che è una sfida valevole per il titolo Superior italiano dell'SW. Un titolo bellissimo. Titolo rifatto, nuovo di pacco, fantastico. Un titolo superiore, se così lo vogliamo chiamare. Un Rafael concentratissimo. I match tutti fra i due amano. Sono stati tantissimi, i match tra Rafael e Steve Valentino, e tutti i match hanno portato grande spettacolo. Ora vedremo. Abbiamo scoperto nel corso della serata che Rafael ha dalla, diciamo, non che ha dalla sua parte, però al tifo della legione, no? Sì, è una cosa strana, però sono curioso di vedere come andrà a finire questa storia. E ora sta entrando il primo campione Superior, Steve Valentino che ha fatto una prestazione stoica nel main event di Giorno del Giudizio contro Capitan Fintus Maurizio Merluzzo, un Capitan Fintus Maurizio Merluzzo che ringraziamo di cuore. Assolutamente sì, Maurizio ha dato una spinta incredibile al movimento italiano.
E lo ha dimostrato non solo di essere un bravissimo artista nelle cose che fa con la Best Band, ma un bravissimo performer sul ring. Bravissimo Maurizio, ti aspettiamo. Io veramente sono rimasto molto male quando ho saputo che avresti appeso il cappello al chiodo, ma ti aspettiamo qui. Intanto facciamoci sentire per il nostro capitano. Puncini al cielo per Steve Valentino. I love Steve Valentino. He's one of my best person in here in SAW. A lui piace definirsi il capitano del popolo. E lo è, senti, lo è. Qua Strike. Insomma, qui ci troviamo quasi d'accordo, Bob. Non che sia il mio capitano, parliamoci chiaro. Ovvio. Ma ci siamo quasi d'accordo? Quasi. È quel quasi che fa tutta la differenza. Ma il problema è tuo, non è mio, Bob. Te lo ricordi? Il pubblico del centro Invictus incita: c'è solo un Latin Lover, ragazzi. Gli atleti dell'SW saranno artisti del ring, ma la tifoseria dell'SW è proprio l'arte della curva. Superior Champion in palio, lo alza al cielo Mattia Fiorenti. Niente, non c'è Jib, ma il ni il c'è ni. Sempre. Sì, this is real awesome. Si inizia. Prima difesa per Steve Valentino. Steve Valentino che è sì il primo Superior Champion, ma è anche l'ultimo Italian Champion, esatto, della strada dell'SAW. Esatto. Subito tie up al centro del quadrato. Nessuno sembra avere la meglio. Non mollano di un centimetro. Guarda le angolazioni di questo tie up, fantastiche. E qui però Rafael mette le corde Steve. Ancora si qua. Va subito? No, Rafael non si fa prendere. Solo Rafael può fare queste magie, ma anche Steve non è da meno. Bravissimi ragazzi. Sembrava di essere sul ponte di una nave in tempesta. Sembravano due barili che andavano da una parte all'altra. Mi piacciono i barili che vanno da una parte all'altra, Bob. Immaginavo, voglio un aumento ora. Ancora qui Rafael che prova uno schieramento, ma no. Va Steve, no, Rafael. Schienamenti repentini per i due. Ma guarda! Fiorenti tornerà a casa con le mani viola stasera. Ni, bravo. Bene. Questo è il wrestling che ci piace, Bob. Guarda, il pubblico è caldissimo. La prestazione dei due al momento sono è partiti superiore. Da una manciata di si minuti, ma siamo veramente a livelli superiori, ragazzi. Un Rafael che, beh, lo conosciamo. All'ego, dalla sua. Sì, ma sta imparando a metterlo da parte ogni tanto, eh? Beh, magari qualcuno glielo ha insegnato, eh? Forse un certo asso di cuori, però non stiamo parlando di me. Non lo so, me. Bob, se è merito dell'asso di cuori. Non lo stiamo so, parlando non di lo me, so. Comunque parliamo di Steve che va quasi con uno Shining Wizard. Rose Breaker, incredibile. Rose Breaker qui di Rafael che va subito. Starship Eros. No? Ha visto che si era mosso Steve in anticipo. Ha sì. Vuoto ancora. Fuori Rafael, parte per il dive Steve. E poi il capitano. Dive a segno. Non si risparmiano. Non si risparmiano. Abbordaggio qui di Steve, eh? Abbordaggio alla grande. Ha lanciato l'arpione e via. Schienamento ora, uno, due, no, solo uno per Ni. Si inizia a lavorare le parti singole, Bob. Eh sì, Valentino che sembra andare sul costato, no? Di Rafael. E qui, body slam. A segno la body slam di Steve Valentino. E poi ancora rimbalzo alle corde e ginocchiata. Jumping knee diretto sul petto. Uno, due. Solo Rafael due. Si salva. Rafael. I colpi di Steve mi sa che stanno iniziando a farsi sentire per Rafael.
Assolutamente, assolutamente. I due più grandi, si può dire, i due più grandi vincitori del giorno del giudizio si affrontano stasera. Eh sì, Bob. Ricordiamo comunque che è stato annunciato magia. Il ritorno a Cartiere Carrara il 29 settembre per Colossal. Esatto, ma chi Bob sarà campione a Colossal? Guarda qua! Che angolo di caduta qui! Un impatto devastante, Bob. Vediamo se Rafael è abbastanza fiato per uscire. Due. Rafael si tocca la spalla, eh. Attenzione. Senti il pubblico, diviso in due. È questo quello che dico io. Sembra di sentire il medico. Ti dico che il wrestling è bello. Esatto, sembra GDG. Colpi di Steve. Ancora Steve che lavora. Rafael all'angolo. Si abbassa il ritmo, si aumenta il peso dei colpi, Bob. Abbassare il ritmo e aumentare la forza quando colpisci. Per poi prendere il momento giusto per sparare tutto quello che hai in una botta sola, come sta per fare Steve adesso! Splashone di Steve. Uno Steve Splash invece che uno Sting Splash. Ancora qui! Ci riprova Bob. Rafael è ancorato alla terza corda. E va con una gomitata, chop. Una chop, gomitata, chop. Steve non ci sta, riesce comunque nel suo intento, riparte sulla diagonale, prende tutto il suo tempo. Punta Rafael a vuoto qui, a vuoto Steve. Bob. Rafael è pronto, dropkick frontale fortissimo di Rafael. Addirittura Steve è quasi rimbalzato dall'angolo a centro ring, dalla forza del dropkick. Tanto Fiorenti si sincera delle condizioni degli atleti. Ci sono diversi minuti che si danno veramente battaglia in maniera incredibile. Ripartono sulla diagonale, colpo d'incontro di Valentino che va subito al spinner, così che si fa. Uno, due. Rafael c'è. La posta in palio è altissima. La prima difesa del titolo superior per Steve Valentino. Steve lo sa che Rafael non è un avversario comune. Steve lo sa, guarda com'è concentrato. Non gli leva gli occhi di dosso un secondo. Ancora qui, colpi. Un pugno di Steve. Su colpi, Bob. Un Rafael che non può lasciarsi perdere questa occasione. Un'occasione che si è sudato nella Superior Rumble. Se l'è guadagnata anche alla grande. E infatti qui, eccolo, ci prova. Colpi fortissimi in faccia. Va con la controaerea. Forearm è giù. Forearm. Di Bob. Di Rafael, che carico, parte. Braccio teso. Come gioca Rafael, mi sento di dire. Non pensavo di sentirtelo mai dire. 1, 2. Che bellezza. Sembra essere in un altro metaverso. Bob, è incredibile. È veramente awesome, hanno ragione i ragazzi qui al Centro Invictus. E qui cosa prova? Lo punta forse per un sexy kick, eh? Sì, lo carica. È una musica che conosco molto bene, quella del caricamento del sexy kick. Vediamo se Steve è in campana. Sexy kick, eh no! Sì! A vuoto! E allora vortice! Vortice di Steve! No! Cosa prova? Power slam di Steve Valentino su Rafael, che adesso richiama tutta l'energia a sé! Yeah! Senton a vuoto, Bob! A vuoto la Senton di Steve! Il schieramento di Rafael! Per un pelo. Ha preso per la sprovvista anche me. Eh sì. Ma mi sa che ha preso la sprovvista. Un po' tutti, Bob. Eh sì, guarda ancora qui. Chi è in vantaggio? Chi è in vantaggio, Strike? Non lo capiamo. Non riesco a capirlo. Stava per partire un Rose Breaker. E invece è arrivata una chop. Eh sì. Pericolo qui per Rafael sulla terza corda. Non succede mai niente di bello quando sei sulla terza corda. Eh no. Forse
Steve vuol tentare un superplex. È molto probabile, Bob. Ma Rafael mi sa che non è della stessa idea, eh? Eh no. Colpi però potenti che vanno a indebolire sempre maestro la schiena. Strike, albero maestro! Ci siamo, ci siamo. Superplex! Una caduta! Una caduta quasi da brainbuster, eh! Un suplex devastante, Bob! Devastante! Schienamento ora di Steve! Come uscire adesso? Uno, due, è fuori! È fuori! È uscito, Bob! È uscito! Non ci credo! Non ci credo! Io ho visto poche persone con questa resistenza e nonostante non ci stiamo molto simpatici, uno di quelli eri tu con questa resistenza. Ma infatti è per questo che io ho tutto questo pathos! Io lo so cosa vuol dire! Fa malissimo, cazzo! E qui è chiusa. Eh sì, il segno chiama è inequivocabile. No. Steve vuole chiudere, ma Rafael gira. Cosa vuole fare con una mano sola? Attenzione. Si va. È chiusa. No, 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 Steve sta facendo resistenza, infatti. DDT. Tornato DDT. Tornato DDT del capitano Steve Valentino che distrugge. E si va in quota. Distrugge Rafael. Che si spalma sul tappeto, va in quota! Splash! No, tira no, sulla no. ginocchia, Rafael! Ma chi arriva? Chi arriva? Attenzione! Ma perché? Ma Vertigo, perché? Vertigo, Thunderkid! Perché? E Bon Giovanni però! Bon Giovanni con un pugno su Rafael! Nemmeno Valentino l'ha visto! Nemmeno Valentino l'ha visto! Steve non l'ha visto! Steve non l'ha visto! Full package! Uno, due e tre! No! No, 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 no! No, questa cosa non mi piace. Strike, il vincitore è Steve Valentino. Ma grazie a Bon Giovanni. Day After non è finita qui. Day After non è finito. Si parte subito. Però qui guarda, guarda chi è che vuol scusa partire. Bob, scusa Bob, no, ma no. Io non potevo far chiudere questa puntata di System bellissima con un match bellissimo. Va bene, però da tre coglioni. Rafael e Steve stavano un attimo litigando, guarda. Ma che Rafa, canalizzino questa rabbia verso quei tre coglioni, scusa, che hanno rotto il cazzo anche nel mio match a giorno del giudizio. Guarda, intanto Rafa parte come un cannone. Niente. Thunder lo blocca, ma si becca una clothesline devastante. E però qui Steve sì. si prende il cambio. Steve si prende il cambio. Questa cosa potrebbe non funzionare per questo tag. Forse no. Guarda, cambia Vertigo. Entra Verti. Colpi duri di Vertigo, colpi duri. Mai sottovalutare Vertigo. No. No, 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 no. Prova a tirarlo giù, non ci riesce. Ecco allora sì. Steve. Power slam di Steve. Senton devastante di Steve su Vertigo. Uno, due, no, entra Bon Giovanni. Bon Giovanni ci mette lo zampone. Bon Giovanni continua a dire sono il migliore e poi continua a fare queste robe. Dai. Cambio, guarda. Doppio cambio. Attenzione, però. Attenzione. Bon Giovanni. Latin versus Latin. Un déjà vu. Un déjà vu. Non è un déjà vu, schieramento. Uno, due. Rafael non ci sta, non ci sta, non ci sta. Però guarda Bonjo come porta Rafael subito all'angolo dove ci sono i suoi due amichetti. E guarda, guarda, cambi veloci, e sono chiaro. Freschi. È l'unico modo che hanno. Tutti e tre sono freschi, invece Steve e Rafael hanno combattuto un match fino a poco tempo fa. Ma cosa hanno fatto? 20 minuti di match e poi sono arrivati questi, dai. Rafael,
E ovviamente tutto il pubblico del Centro Invictus è per Rafael che va su Bonjo. Beh, Bongiovanni si è sentito spogliato della sua occasione di fare il main event a giorno del giudizio. Lo so, brucia, ma il wrestling è così, Bob. Cosa ci vuoi fare? Cioè, alla fine di posti ce n'è uno solo, E poi? Quanti atleti ci sono in SW? Quanti? Tantissimi. 60, 70, tantissimi. Non ricordo, 80. Sono però troppi, c'è sono una, troppi. C'è un titolo solo italiano, Bob. È per questo che tutti diamo il 100% quando montiamo sul ring. Il pubblico intanto esprime le proprie idee e Rafael però è in completa balia dei... come li possiamo chiamare? I Backstreet Boys italiani? Backstreet Boys de Noatri. C'è da dire che i Backstreet Boys de Noatri riescono veramente a mettere in difficoltà Steve e Rafael in questo caso, ma era abbastanza ovvio, sai, superiorità numerica. Guarda, però Steve è tifa, sempre eh? Così, sì. Secondo tifa per me, Rafa e Steve. Prima o poi le patatine arrivano se stai a tavola, diceva qualcuno, Bob. Che lo diceva? Ted Mosby, forse, non me lo ricordo. Schieramento 1-2. Però vedi Steve, ha capito che comunque l'alleanza è la cosa migliore che ci può essere in questo caso. Eh sì, assolutamente. Però qui Rafael è ancora in difficoltà contro Bongiovanni. Sembra di essere al quartiere Carrara. Per caso il pubblico sta urlando Rafael? No. Beh, mi dispiace, ma io l'ho sempre detto, non provo simpatia né per Vertigo né per Thunder Kid. Sempre quei giochetti scorretti, Thunder che colpisce. Però Giovanni è uno dei migliori. 1-2. Solo due. Guarda, hai detto una cosa giusta. Buon Giovanni è uno dei migliori. È che usa sempre queste tattiche un po' misere. Potrebbe fare molto, molto di più. E intanto se la prende con il suo ex amico fratello di una vita, Rafael. Cambio. Thunder. Cambia Thunder Kid. Entra il... E guarda, tre cambi addirittura. Attenzione, ricordiamo che per regolamento a un conto di 5 è legale. Qui gli fanno grattugia e schiappettata. E in tutto questo Thunder cosa ha da offrire? Ha urlato, va bene. Ha offerto l'audio. Potrebbe mettere qualcosa anche Thunder a questo punto, no? Ancora qui Rafael però ci prova. Finta Vertigo, no. Colpo a Thunder, colpo a Bongio, para ancora. Thunder, colpo a Thunder, si leva finalmente dal cazzo Bongio e vai per il tag, niente, no, Thunder no, è dentro. No, c'è Thunder, a vuoto qui. Thunder, colpo a Bongio, colpo a Thunder. Ed ecco qui, finalmente il cambio a Steve, giù uno, via l'altro, ecco Panten, boom! Ce l'ha per tutti. Tell me why, Strike, tell me why. Ce l'ha per tutte, E qui esplode il Centro Invictus per Valentino. No, niente brainbuster. Bongiovanni riesce a fuggire, guarda. Triplo colpo. Schieramento. Si regge il costume. 1-2. No, 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Mi sarei incazzato come una iena. Sexy kick a vuoto qui. Bongio prova in tutti i modi a non dare spazio a Steve, ma continua Steve a stargli attaccato al corpo. E guarda, viene retto Steve Valentino, però c'è Rafael. Incredibile, c'è Rafael, incredibile. Che con un sexy kick ne mette a terra 2. DDT devastante di Steve su Bongio, dopo che Rafael era riuscito a levarsi dai coglioni. E guarda Rafael che è nel cambio. E Vertigo. Dai il cambio Steve, dai il cambio, bravo bimbo, bravo! Steve si occupa dei bimbi, olè! E Rafael pulisce i panni sporchi a casa sua! Frog splash devastante di Rafael! Schieramento! E ci siamo Bob! Ah, ora godo, ora sì! E quindi... E quindi questo day after va agli archivi
e ci regala il risultato che Steve Valentino sì rimane ancora Superior Champion, ma Rafael non esce sconfitto al 100% strike. Esatto Bob, esatto, c'è sempre una finestra aperta per Rafael per arrivare a quel titolo, perché diciamocelo Steve sinceramente, a parere mio, se lo merita, se lo merita. Bob, io non potevo essere più contento di questo day after. Ora il problema sarà l'after. Perché ora si va a fare festa, eh? E Steve Valentino vuole parlare. Bello Steve che ci saluta in italiano. Ha ragione Bob. Cioè, giustamente, non è che uno arriva a fare il match per capire chi è il migliore e poi il più bel match dell'anno tra un pochino è stato rovinato da tre guastafeste come... Parla proprio italiano. We need one more match. But one fall is not enough. So... If you agree, it will be Rafael versus Steve Valentino for the Superior Championship at Tutto per Tutto. Oh yes. Steve Valentino chiama l'Iron Man Match per tutto e Bob, io ti dico sinceramente, credo proprio che scritturerò questo match. Perfetto, assolutamente perfetto, sì. Perfetto, quindi il 13 aprile qui al Centro Invictus, main event, tutto per tutto, Steve Valentino, il campione contro Rafael, lo sfidante in un Iron Man Match. Allora non ci resta soltanto che dire una cosa, GM, il wrestling S-I-W! From the last friend standing.